In Italia stavo studiando ingegneria edile e architettura e ho deciso di fare un Erasmus a Porto, essenzialmente per la scuola di architettura, la FAUP, che è molto famosa a livello internazionale, per capire davvero che cosa fosse l'architettura con la maiuscola. E quindi sono venuta qua un po' all'avventura, senza conoscere davvero la città, non avevo idea di cosa fosse Porto, come fosse la città, proprio a scatola chiusa, per studiare, per approfondire l'ambito accademico, essenzialmente. Mi ricordo i primi giorni che andavo per le strade, facevo foto dappertutto e era tutto un'ispirazione. Sono rimasta molto sorpresa. Credo che Porto sia una città molto facile, nel senso che la dimensione è ottima per una persona da sola che non conosce molte persone, perché in poco tempo riesci a conoscere bene la città, a ritrovare punti di riferimento, a creare una vita, in portoghese si dice di bairro, di quartiere. Credo che questo sia il momento giusto per venire a Porto, perché c'è sempre, si sente l'energia positiva nella città, la possibilità di fare nuove cose, la rete di persone internazionali che si trovano e si conoscono, e è questo probabilmente che affascina le persone che decidono di restare, le possibilità creative, l'energia che c'è nella città, è vedere che con poco si è molto felici e c'è proprio questa cultura di vedere il tramonto e bere una birretta che costa un euro e sono piccoli piaceri della vita che tutti si possono concedere e quindi credo che il livello di felicità sia più distribuito e si è felici con poco e credo che sia un valore molto importante che a me sicuramente mi ha conquistato.